anche nella... Prego.
aver potuto vedere questa animazione si configura come il corpo centrale di un progetto di tesi che è stato affiancato da una ricerca teorica relativa al sogno e all'infanzia. Prima di iniziare con, diciamo, la spiegazione sul come è stato sviluppato il progetto e darvi alcune informazioni di tipo tecnico, è un'animazione cosiddetta frame by frame realizzata a passo 3, ciò significa che ad ogni secondo di animazione corrispondono 8 disegni o 8 frame. La durata complessiva dell'animazione è di 3 minuti e 19 secondi per un complessivo di 199 secondi, che corrispondono all'incirca a 1500 frame realizzati a mano. Proprio come suggerisce il titolo, Un sogno, un ricordo, è la messa in scena di un sogno, diciamo la reinterpretazione di un sogno che ha fatto una notte a cavallo fra il 30 e il 31 marzo del 2020. Ci tengo a precisare la data dal momento che per me questo sogno ha avuto un grande valore simbolico proprio per il periodo storico che stavamo vivendo. E appunto questo sogno si configura inizialmente come una messa in scena di un rapporto fra un fratello e una sorella, per poi affrontare altre tematiche, fra le quali l'infanzia, appunto la perdita, la paura e la crescita. E il tutto si svolge in questa dimensione a cavallo fra realtà e sogno, in questo mondo dominato, in questo paesaggio dominato da animali che è molto spesso evanescente e a volte opaco, e che molto spesso non ci fa comprendere quando ci si trova in una dimensione piuttosto che nell'altra. Il valore di questo sogno e il potenziale anche creativo di questo sogno mi è apparso chiaro fin da subito, tanto che nel cuore della notte mi sono svegliata e ho iniziato ad appuntare tutto ciò che mi ricordavo. E scoprendo la mattina seguente che era scaturito un testo ricchissimo di errori. Con l'aiuto della professoressa Jacobelli ho cercato poi di adattare e snellire ciò che era emerso fino a sviluppare quello che è diventato il soggetto definitivo dell'animazione. Ho scelto di trattare e di raccontare il mio sogno attraverso l'animazione dal momento che al mio risveglio tutti i movimenti, i gesti, gli sguardi e le ambientazioni erano rimasti ben impressi nella mia mente. Avevo quindi la necessità di raccontare ad altri questo sogno attraverso delle immagini che vibrassero ancora delle emozioni provate quella notte. Per me era fondamentale anche in qualche modo riascoltare e risentire i suoni che avevo provato durante quell'esperienza onirica, tanto quanto il trasmettere dei gesti e anche degli sguardi familiari, appunto trattandosi di me, mio fratello, bambini. Inoltre mi sembrava il mezzo migliore in animazione per coinvolgere lo spettatore in comunque un vissuto e dei ricordi che appunto non sono propri dello spettatore stesso. La tecnica è stata altrettanto naturale dal momento che avevo bisogno e avevo la necessità di realizzare delle immagini che comunque richiamassero l'indefinitezza visiva propria di un sogno. Quindi ho optato per l'utilizzo di una multipia che mi permetteva di creare delle immagini con una grande variabilità e imprevedibilità di segno. La scelta del bianco e nero è una scelta che invece è stata un po' più pensata, un po' più studiata, e ho optato, diciamo, per l'utilizzo prevalente del bianco e nero dal momento che avevo il desiderio di comunque richiamare anche una difficoltà che è insita in un sogno stesso, comunque anche molto spesso di comprendere ciò che si sta vedendo e si ha di fronte. E l'unico colore che ho utilizzato è stato il giallo, dal momento che ha un grandissimo valore simbolico per me. È il colore della mia infanzia, dal momento che ha attribuito a questo orso, il sacchiotto, appunto, che ha accompagnato tutta la mia infanzia e che, diciamo, è l'unico oggetto, l'unico giocattolo che tuttora è custode, diciamo, della mia camera da letto. Quindi in qualche modo si configura essere un ponte perfetto fra realtà e sogno. Vive contemporaneamente nella mia realtà, nella mia quotidianità, e in quel momento è vissuto anche in questa dimensione onirica. Inoltre è stata anche la cosa risolutiva all'interno dell'animazione e del sogno che ha permesso poi il ritrovamento di tutti i nostri giocattoli dispersi. Questa animazione è stata preceduta da un consistente lavoro di ricerca di reference fotografiche, ma soprattutto video. Ho ricercato infatti vecchi filmini dell'infanzia trascorsa con mio fratello e che in molte scene si sono configurati come base, quindi per la costruzione proprio pratica e concreta dell'animazione.
Vorrei fare un focus e porre l'attenzione sull'audio, non so se avete sentito bene, ma sono degli audio appunto originali tratti da appunto, i video che sono riuscita a recuperare. Per me sicuramente questo sogno ha significato molto, è stato un ritorno ad una dimensione di un'infanzia serena in un periodo in cui io vivevo completamente sola qui a Urbino, in cui la serenità era la cosa più lontana dalle nostre vite. Ma è stata anche sicuramente una riemergere e un mettere a tavolino le paure, alcune delle mie paure più profonde, tra le quali la paura del temporale, che in quel momento ha, diciamo, turbato uno dei luoghi che si avvicina di più alla linea di quiete, che è appunto il mare, che ha reso l'acqua e l'elemento di affezione ostile a me, ma anche una paura dell'annullamento della pace, vissuta fino a quel momento da una pandemia che non ci dava certezza sul se e quando saremmo riusciti a ricongiungerci con i nostri affetti. Oltre appunto alla paura della perdita, che in questa animazione era simboleggiata dalla perdita di tutti i nostri giocattoli. Diciamo, nella ricerca teorica ho cercato e mi sono domandata a lungo quali fossero stati gli altri artisti ad affrontare o comunque ad aver utilizzato il sogno come spunto e base di partenza per la creazione di alcune delle loro opere. Non posso quindi non iniziare citando i surrealisti, che come ben sappiamo è un movimento artistico culturale nato durante gli anni 20, capostipite fu André Breton, il quale dopo aver letto l'interpretazione dei sogni di Freud si rese conto di come i sogni inconsci non avessero mai avuto fino a quel momento effettivo un ruolo centrale all'interno dei movimenti appunto artistici, letterari e culturali dell'epoca. Fu così che decide di rendere, diciamo, i temi cardine del surrealismo. Interessante è, insomma, una curiosità che André Breton molto spesso era solito ritrovarsi all'interno del suo studio con altri artisti dell'epoca per condividere vicendevolmente i sogni fatti e intessere delle, diciamo, riflessioni intorno ai sogni appunto che avevano fatto. Non posso non citare Marc Chagall, il quale si affianca ai surrealisti per creare queste tele, queste opere che si pongono proprio anch'esse a cavallo tra sogni e realtà, in questi mondi molto spesso surreali, con queste figure fluttuanti che sfidano qualunque legge fisica appunto terrestre. E non posso non citare Federico Fellini per chiudere il cerchio, che è un indiscusso regista dei sogni. Interessante, egli era un grande amante di sogni, e tanto che a cavallo fra gli anni più o meno 50 e gli anni 90 del 1900 raccolse quelli che egli definisce segnacci, appunti affrettati e sgrammaticati, attraverso i quali egli descrive i sogni fatti durante la notte. Interessante è che affiancato a questi appunti, egli molto spesso realizzava delle illustrazioni e delle vignette appunto sempre relative al sogno fatto. Per Fellini i sogni molto spesso si ponevano come base di partenza e spunto poi per approfondire temi affrontati all'interno dei suoi film. E mi piacerebbe appunto concludere parlando di un lungometraggio, il primo del regista ceco Jan Švankmajer, che è Qualcosa da Alice. Egli segue, diciamo, le linee generali della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, arricchendolo con, diciamo, elementi talvolta macabri. Realizza questo lungometraggio attraverso l'utilizzo dello stop motion intervallato con live action, e trovo interessantissima questa frase iniziale: dovrei chiudere gli occhi altrimenti non vedrai nulla. Attraverso questa frase, Svankmajer cerca di farci calare nel nostro subconscio e rimestando, diciamo, in molti degli incubi infantili, in questo caso di Alice, ma probabilmente anche un po' di tutti noi. Interessante, secondo me, è la concezione di sogno che Svankmajer ha, e lui lo definisce un vero e proprio trauma, dal momento che comunque nel momento in cui si sogna si tende appunto a recuperare dei vecchi ricordi, e molto spesso di conseguenza riemergono con lui demoni infantili e sicuramente paure insite in ognuno di noi. Quella notte mi sono sentita molto Alice, mi sono dovuta scontrare con alcune delle mie paure,
probabilmente anche rappresentate da quelle figure di cui non mi era dato conoscere i volti, da questo gigantesco temporale da cui io ero terrorizzata e da questi giocattoli che abbiamo perso, che non ci è stato dato trovare fino alla fine. E nulla, concludo appunto sperando di, insomma, facendo un elogio al sogno, dal momento che il sogno in ogni caso non è sicuramente marginale nelle nostre vite, non corre parallelo alle nostre vite, ma anzi spero che comunque sempre di più divenga uno spunto per poi appunto realizzare eventuali lavori e comunque spunto creativo per tutti. Grazie. Grazie. Trovano la forma giusta per una storia intima e personale. Grazie.